Poracci, come va? Siamo alle porte di agosto, il caldo si fa sempre più insopportabile e molti di voi saranno già in vacanza a nerdare sotto l'ombrellone. Per tutti quelli che sono rimasti, gli instancabili che si sono portati la Switch anche in trasferta, oggi passeremo in rassegna i titoli gratis che potrete trovare su tutte le piattaforme, dalle console al PC, più qualche titolo che vi consiglio caldamente di provare perché è perfetto per le sessioni estive. Prima di iniziare, mi raccomando, lasciate un like e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle porotifiche per aiutarmi a imporacciare tutta YouTube Italia. Iniziamo! Grandissimo mese per gli abbonati al PlayStation Plus che in occasione dei 10 anni del servizio si beccano due titoli veramente niente male. Stiamo parlando della versione remastered della campagna in single player di Call of Duty Modern Warfare 2 e Fall Guys Ultimate Knockout. Il primo titolo, disponibile dal 28 luglio, rappresenta forse una delle storie più controverse in assoluto che hanno graziato la serie di COD, perché come vi ho parlato in un video tanto tempo fa, ospita una missione che suscitò tantissima indignazione, ovvero No Russian. Per me quindi si tratta di un gioco da provare assolutamente, anche solo per il valore storico. Discorso diametralmente opposto per Fall Guys Ultimate Knockout, visto che il simpatico mix tra un party game alla Takeshi's Castle e un Battle Royale arriverà sul Plus il 4 agosto, giorno della sua uscita ufficiale. Questo significa che per la prima volta Sony adotterà un modello molto simile a quanto visto sul Game Pass di Microsoft, dando una vetrina di esposizione importante a un titolo indie attraverso il suo servizio in abbonamento. Sperando che questa mossa diventi un'abitudine, anche Fall Guy per me è da provare assolutamente. A quanto pare poi i festeggiamenti continuano e Sony ha deciso di regalare 10 euro di credito agli abbonati al Plus. Peccato che ancora non sia chiaro quale sia il criterio di assegnazione di questo bonus. Bisogna essere iscritti da un tot o bisogna avere l'account attivo? Ragazzi, fatemi sapere se voi avete ricevuto questi 10 euro o in caso scrivete nei commenti più poraccio di prima. Altro mese deboluccio invece per i possessori di Switch, che con una Nintendo praticamente sparita per il resto del 2020 dovranno per forza di cose fare affidamento sul backlog. C'è comunque una prova gratuita di Pokken Tournament DX attiva fino al 4 agosto e se volete cimentarvi in un Poké picchiaduro più classico rispetto a Smash, direi che è l'occasione perfetta per provare il gioco sviluppato da Bandai Namco. Oltre ai classici del NES e dello SNES, che comunque vi consiglio sempre di recuperare, io butterei un occhio sugli sconti dell'eShop, dove figurano titoli di un certo spessore a prezzo vantaggioso, soprattutto per quanto riguarda JRPG. Se siete interessati a un nuovo video consiglio sugli sconti dell'eShop, fatemelo sapere con un bel like e se arriviamo a 100 mi impegnerò a portarvelo il prima possibile. Non in sconto, ma comunque consigliatissimo è Carrion, quello che potremmo definire un reverse horror, ovvero un'avventura in due dimensioni che ci vedrà impersonificare una creatura mostruosa mentre cerca di evadere da un laboratorio di analisi. Giocato e finito su Game Pass, vi posso dire che nonostante il prezzo un po' altino su Switch, ho trovato Carrion molto interessante, un puzzle game action super gore, spietato e irriverente dalla durata di circa 5-6 ore. Io ve lo straconsiglio. E a proposito di Game Pass, passiamo all'Xbox. I Games with Gold di agosto fanno sinceramente pena, a meno che non vogliate rivivervi un pezzo di storia degli FPS con Red Faction 2, uno dei seguiti più deludenti mai visti in assoluto. A salvare la situazione è il già citato Game Pass, che propone tantissimi titoli stra-interessanti, da Carrion a Crosscode, ma anche la beta di Grounded che sta spopolando su Twitch, o l'arrivo di Yakuza Kiwami 2, seconda tappa dell'intera riproposizione della saga sul pass, e The Tourist, altro gioco che ho letteralmente adorato su Switch. Come al solito c'è l'imbarazzo della scelta e il Game Pass si conferma come uno dei servizi più incredibili sul mercato, soprattutto per i giocatori onnivori e compulsivi. Chiusura un po' anticlimatica con l'Epic Games Store, che nei suoi continui regali agli utenti, nella prossima settimana non propone nessun titolo veramente eclatante. Next Up Hero e Tacoma lasciano oggi il posto a 20XX, Barony e Sword and Sorcery. Il primo è un titolo palesemente ispirato alla serie di Mega Man X, ma a differenza di questo, non propone un set di livelli predefiniti, ma solo stage generati proceduralmente.
Barony è un titolo che gioca sul fattore nostalgia, aggiornando però una formula consolidata. Si tratta quindi di un titolo ispirato ai dungeon crawler in prima persona che hanno fatto la storia del videogame, inserendo tutto in un contesto che rimanda già dal colpo d'occhio a Minecraft e alla sua inconfondibile estetica. Super Brother Sword & Sorcery è forse il gioco più interessante del trittico, un action adventure in pixel art con elementi di gameplay che rimandano praticamente a un rhythm game. Si tratta dei classici titoli che, seppur disponibili su altre piattaforme ben più comode, come la Switch, difficilmente ci troveremmo ad acquistare, e fa piacere quindi avere la possibilità di poterli provare grazie al catalogo dei regali offerti dall'Epic Games Store, diventato ormai sinonimo di grandi affari. E voi poracci, cosa vi porterete sotto l'ombrellone? Avete intenzione di recuperare qualcuno di questi titoli? Fatemelo sapere nei commenti, io rispondo a tutti! Nel mentre lasciate un like e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle porotifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Io sono il Poro Michele, poraccio anche in vacanza, ciao!